Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Eccezionalmente, e mi auguro che non sarà poi un'eccezione più avanti, vorrei parlare di un film contemporaneo. Il titolo è The Idea of You ed è stato commercializzato in Italia a partire da maggio di quest'anno con il medesimo titolo. La regia è di Michael Showalter. È una pellicola di 117 minuti, mi ripeto, godibilissimi. Ho letto delle recensioni che l'hanno definito un film ultraleggero. Allora, se vogliamo paragonarlo ai grandi drammi storici o esistenziali della nostra epoca, posso essere d'accordo. Ma se invece vogliamo vederlo come un affresco di sentimenti e soprattutto, diciamo, un travaglio interiore collegato a una certa situazione che ora vedremo, non lo definirei proprio ultraleggero, cioè ha dei suoi pregi. Allora, i due personaggi principali intorno a cui ruota tutta la storia sono Anne Hathaway nel ruolo di Solène Marchand o Marchand e Nicholas Galitzine nei panni di Ace Campbell. Abbiamo poi la figlia di lei, Izzy, interpretata da Ella Rubin, e l'ex marito di lei, Daniel, interpretato da Reed Scott. E poi abbiamo una serie di personaggi secondari che ruotano intorno a loro, che sono letteralmente il fulcro. Quindi il film è un adattamento cinematografico del romanzo. Solène, Anne Hathaway, è una piacente quarantenne, o quasi quarantenne perché compie gli anni proprio all'inizio del film, divorziata, che lavora in una galleria d'arte ed è completamente dedita a sua figlia Izzy. E la sua vita è un po' solitaria, diciamo, perché a parte gli amici, il lavoro, certamente la perdita, diciamo, di una famiglia, di un matrimonio, non è cosa da poco. La figlia viene equamente, diciamo, seguita dai due genitori. L'ex marito si è trovato una compagna con la quale già convive, che è comunemente accettata e in qualche modo deve accettarla anche lei, anche come figura all'interno, diciamo, della vita di sua figlia. E lei si appresta ad andare in campeggio da sola, quando la figlia, che doveva essere accompagnata dal padre ad un concerto di una band, una boy band che si chiama August Moon, e ci ricorda forse molto gli anni 90, che sono stati gli anni delle, chiamiamole, grandi boy band, grandi nel senso di successo di pubblico. Ma l'ultimo, il marito, non può portarla e quindi lei si trova, obtorto collo, diremmo, ad accompagnare la figlia e le amiche a questo evento. Non è soltanto il concerto, ma anche un evento per cui il padre aveva pagato, ovvero proprio un incontro con i ragazzi, con i membri della boy band. Uno di loro, Ace, resta colpito da Solène non appena la vede, anche perché si incontrano barra scontrano, poiché lei per errore entra nella roulotte di lui credendo che si trattasse del bagno e non di un alloggio privato. E lui immediatamente prende bene questo incontro e dimostra fin da subito un certo interesse, che vedremo è abbastanza ricambiato da lei, la quale però è consapevole di avere 40 anni contro i 24 del ragazzo. Infatti loro si vedono nella roulotte, si rivedono per la firma degli autografi, si rincontrano quando lui va nella galleria d'arte di lei con un pretesto e decide di comprare l'intera galleria. E così hanno occasione di passare insieme la giornata. C'è questo tentativo di approccio e lei che
come dire, lo mette davanti alla situazione e si tira indietro, ma lui le lascia il suo orologio, creando così i presupposti, il pretesto sostanzialmente per un nuovo incontro. Nel tempo passato insieme i due hanno iniziato a conoscersi e questa, diciamo, attrazione iniziale che era solo fisica comincia a diventare anche mentale. Lui fa domande, cerca di capire qualcosa della vita di lei che inizia ad aprirsi, a raccontare della sua vita, del suo divorzio, diciamo, del tradimento del marito e quindi si approfondisce questa relazione. Lei è ovviamente più che turbata, ha questa sorta di dilemma interiore, cioè sull'opportunità di lasciarsi andare a una storia dove i piatti della bilancia non si trovano in una situazione di equilibrio, mettiamola così. Lui in qualche modo gioca a far l'adulto perché ha molto denaro, ha la fama. Ma ha l'esperienza e la maturità di un 24enne. Lei sicuramente non ha altrettanto denaro e altrettanta fama, ma ha più esperienza di vita. E essa, dobbiamo dirlo, è molto dolce. A mio avviso è una bella figura, forse una delle migliori del film, perché lui è veramente innamorato, sarebbe addirittura disposto probabilmente ad abbandonare la sua carriera, dire addio al suo futuro pur di stare con questa donna. Ed è lei quella che ha, per carità, comprensibilmente dei dubbi, ma il ragazzo appare veramente pulito, veramente sincero e senza ombre. Lui la invita a New York, dove alloggia temporaneamente, e dove si lasciano andare ad una notte di passione. Da qui cominciano i problemi, non immediatamente, ma dopo. Il primo è dato dai paparazzi, dall'entourage, da tutti coloro che si sentono in diritto di mettere becco sulla vita privata delle persone. E paparazzi che sono onnipresenti e ossessionanti, e man mano che la loro storia va avanti e loro fanno anche un viaggio, una tournée, diciamo, lei si lascia convincere ad andare in tournée, e questi paparazzi saranno ovunque, una sorta di ossessione. Dall'altra, che cosa abbiamo? Abbiamo non solo l'ex marito, le amiche, ma soprattutto la figlia e l'entourage in cui si muove la figlia, compagni di scuola e così via. Quindi lei approfondisce sempre di più questo dramma interiore, cioè nei momenti di spensieratezza vive questa storia appassionatamente, nei momenti di consapevolezza, di presa di coscienza, sente di doversi allontanare da lui e quindi non spoiler il resto del film, ma ci continuerà una sorta di tira e molla tra diciamo i sentimenti che provano e il senso di colpa di lei. Anche qui il finale potrebbe essere chiuso e aperto, dipende da come lo vogliamo vedere. Perché non ci viene esplicitamente raccontato il seguito, ma si può intuire. Ci sono diversi ordini di ragionamenti che si possono fare intorno a un film del genere, proprio perché, come dicevo, io non vedo questa ultra leggerezza che alcuni hanno evidenziato. Anzi, l'approfondimento in qualche modo psicologico più che altro della figura di lei, che chiaramente essendo la più adulta dei due e che avrebbe dovuto essere più matura, ecco, questo approfondimento lascia spazio a molte riflessioni. Lui ovviamente è un giovane
pieno di speranze, con un futuro probabilmente brillante nel mondo della musica. E vive, come dire, gettandosi ciecamente in questa relazione senza pensare alle conseguenze. Sicuramente chi ha dei figli, riterrà che lei avrebbe dovuto fin dall'inizio, anteporre la figlia ai suoi desideri personali e quindi rendersi conto di eventuali problemi che avrebbe potuto far affrontare alla ragazza a causa del suo comportamento che poteva apparire quantomeno incauto, per non dire sconsiderato. Dall'altra parte, però, forse bisognerebbe riflettere sul fatto quanto spesso nella nostra società a volte si rinunci a delle cose, e non parlo semplicemente di questo film, ma in generale, per paura del giudizio degli altri, un certo taglio di capelli, un certo abito, magari un po' più giovanile di quello che normalmente è pensato per la propria età. Io credo che la linea di confine qui sia il buon gusto nel comportamento, nel presentarsi, nel taglio di capelli. Ovviamente è una mia visione personale, quindi ritengo che se a 50 anni il fisico lo permette, i capelli lo permettono, eccetera, non è necessario andare in giro in cardigan e gonna lunga e scarpe senza tacco, ecco, come ritengono molti. Credo che bisogna trovare la propria dimensione, possibilmente in linea con l'età e diciamo anche con come ci si sente e anche come ci si vede, perché fondamentalmente la vita è di ciascuno e quindi ciascuno dovrebbe trovare la propria dimensione. Credo che questo essere sempre sotto gli occhi di tutti, oggetto del giudizio degli altri, rovini molte vite. E ne parlo un po' al di fuori anche del discorso del film, perché è brutta una società in cui tutti puntano sempre il dito sulle vite degli altri, spesso senza sapere esattamente le cose come vanno, come funzionano. È una pessima abitudine che i social hanno incoraggiato, e questo è un problema che nel film viene evidenziato, cioè dove scoppia lo scandalo, da dove partono veramente i problemi, da cattiverie gratuite e in larga parte ingiustificate con accuse, diciamo, sul fatto di essere meno buona madre e così via, e senza sapere ovviamente se lei lo fosse o no. E i social hanno dato veramente il colpo di grazia alla libertà della vita di ciascuno, cioè, e sono diventati una gabbia dentro la quale la gente si muove sempre giudicata dagli altri. È una cosa non solo terribile, ma tragica. Per cui in questo momento non sto facendo una valutazione morale del comportamento dei protagonisti. Questo lo lascio a ciascuno di voi, ma quello che mi ha colpito più di tutto è quanto il pensiero altrui, il giudizio della società, il giudizio dei social e tutto il resto possano anche rovinare una vita. Non sarebbe questo il primo caso, anche la cronaca, ahimè, ce ne ha dato largo esempio. E tutto questo perché la gente fondamentalmente non pensa alla propria vita, ma troppo facilmente giudica quella altrui. Questo è un argomento che sento fortemente, per cui ho voluto passare diciamo qualche minuto ad affrontare questo discorso che è pienamente parte del film, ma vale anche fuori dalla pellicola. Credo che sia un film da vedere con mente aperta, ovviamente,
È facile che ci siano sempre le due fazioni, no? Di chi, come dire, vorrebbe un amore spensierato e chi invece non lo riterrebbe opportuno in un caso del genere, benché le due persone siano libere, ben inteso. E quindi potrebbe essere divisivo, ecco, un film del genere. A tanti livelli, perché sono tante, cioè tanta, è tanta la carne al fuoco e a mio avviso è solo in apparenza un film leggero. È comunque gradevole e si lascia guardare volentieri. Emoziona, secondo me questo è un grande merito per un film. Credo di aver detto tutto. Se lo volete vedere, farvi un'idea personale, a mio avviso merita. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, sempre su questo canale.